Ciao a tutti, io sono Valerie e bentornati in un altro video. Oggi parliamo di retelling, tutti i retelling che ho letto, o meglio, quasi tutti, perché i più famosi ve li nomino, però non nello specifico. Prima di cominciare, come sempre, giù nell'info box trovate tutti i link ai miei social network, anche quella alla mia affiliazione Amazon, dove se comprate là, vi riceverò una piccola percentuale che mi aiuterà a mantenere Instagram ed il canale. E a questo punto, senza cincischiare oltre, direi di cominciare. Allora, come ho detto all'inizio video, non vi parlerò in grande parte dei retelling più famosi che praticamente ormai tutti conoscono, però comunque ci tenevo a nominarveli perché sono retelling che ho letto e di conseguenza ci tenevo a dire la mia opinione. Partiamo con il primo, forse il più discusso in assoluto ormai da un paio d'anni, forse anche più, vale a dire ACOTAR di Sarah J. Maas. Non ho ancora completato la serie perché ho letto soltanto il primo libro, vale a dire ACOTAR, e mi mancano ACOMAF, ACUAR e ACOFAS, ma in ogni caso concluderò la serie. Questo qua è un retelling della Bella e la Bestia. Il primo libro mi è piaciuto molto. Credo che la Maas si prenda il suo tempo per narrare il mondo e per creare, diciamo, un legame tra i suoi protagonisti. E per quanto possono avere i suoi libri difetti, a me comunque ACOTAR è piaciuto. Ribadisco, c'è una prima parte che è abbastanza lenta, però superati, diciamo, i primi 4-5 capitoli, la storia poi comincia a scorrere e si finisce in poco tempo. Quindi è una storia che io approvo, principalmente perché La Bella e la Bestia è il mio cartone Disney preferito, quindi ogni retelling io lo devo avere, devo prendere, devo leggerlo. Ma in generale è proprio la storia che la Maas crea e poi alla fin fine una serie che si basa soltanto largamente sulla Bella e la Bestia e per il resto è praticamente originale. Quindi, nonostante non abbia finito la serie, comunque è una serie che mi sento di consigliare. Poi, seconda serie di retelling è quella che riguarda le fiabe più famose, vale a dire la serie delle Lunar Chronicles di Marissa Meyer, di cui il primo libro è Cinder. Gli altri li vedete qua e sono in ordine Scarlet, Cress e Winter, pubblicati in italiano, e poi ci sono inediti in Italia, Stars Above, che è uno spin-off, e Fairest, che è invece un prequel. Le Cronache Lunari è una serie sci-fi che riguarda il retelling delle fiabe principali, che conoscono tutti, quindi Cenerentola, Biancaneve, Cappuccetto Rosso e Raperonzolo, elaborato in un mondo che è ovviamente un mondo futuristico, un mondo sci-fi, in cui la Terra e la Luna sono entrambe abitate. A me è piaciuta un sacco come serie, la mia preferita, il mio libro preferito all'interno della serie è Cress. Ed in generale, secondo me, è una serie ben fatta, motivo per cui vorrei anche rileggere altro della Meyer, però questo qua, secondo me, è stato un perfetto punto di partenza perché ha tutto quello che si può chiedere ad un libro sci-fi. Poi, super mega velocemente, parliamo della serie di Percy Jackson di Rick Riordan, serie middle grade, rielaborazione della serie di Perseo, se così si può dire, ma in generale è una rielaborazione del mito greco, anzi dei miti greci. C'è sia la rielaborazione dei miti greci con Percy Jackson che quella dei miti latini con gli eroi dell'Olimpo, e poi c'è una serie spin-off su Apollo, vale a dire questa qua, Le sfide di Apollo. È una serie middle grade, quindi una serie per ragazzini, però a me è piaciuta moltissimo, ho cominciato a leggerla a 23 anni, quindi non credo sia una serie solo e soltanto per ragazzini. Lo stile di Riordan è uno stile molto ironico ed è un modo come un altro per conoscere almeno le basi della mitologia. Andiamo avanti con un'altra serie super conosciuta, questa volta retelling delle Mille e una Notte, ed è La moglie del califfo e poi La rosa del califfo di René Adier. Appunto, rielaborazione della storia delle Mille e una Notte, in cui la protagonista si trova a sposare il re che uccide durante la prima notte di nozze tutte le sue spose. Il primo è un libro bellissimo, mi è piaciuto davvero tanto quando l'ho letto. È un libro originale, nonostante appunto sia un retelling. È un libro che cattura, in cui il protagonista principale, Khalid, è praticamente il ragazzo perfetto, e lo so che può sembrare strano, nonostante appunto lui abbia ucciso tutte le sue mogli precedenti. E no, non lo dico perché è una cosa abusiva, ma dovete leggerlo per capire. Fatto sta che comunque il secondo, secondo me, è leggermente calante perché la risoluzione del mistero principale avviene un po' troppo in fretta. Fatto sta che secondo me è una serie, anzi una duologia molto valente, si trovano non più in questa edizione, credo che Newton Compton le abbia stampate in un'edizione più piccola, però se la beccate prendetevela, se non l'avete già letta, perché ormai l'ho letta tipo tutti, io sono anzi arrivata anche tardi rispetto al solito.
Andiamo avanti, questa ve la nomino e basta, ed è l'ultima serie, o meglio, l'ultimo retelling famosissimo, parliamo di qualche retelling che non è proprio famosissimo, ed è La canzone di Achille di Madeleine Miller, di cui non vi parlo, ma vi nomino soltanto perché ho dedicato un video ai miei preferiti del 2018 in cui parlo di questo libro, quindi ve lo lascio su nelle schede, non so mai dov'è, però nelle schede lo trovate. E a questo punto passiamo proprio ai libri un po' meno conosciuti, retelling che ho letto, ed il primo che vi nomino è anche uno dei miei preferiti, nonché un retelling della Bella e la Bestia, vale a dire Bistri di Alex Flynn. Di questo libro c'è anche il film con Alex Pettyfer e Vanessa Hudgens, che io ho visto e che mi piace molto. Il libro è un po' diverso rispetto al film, però probabilmente mi è piaciuto più il film, però anche il libro secondo me è molto carino ed è un retelling moderno della Bella e la Bestia, quindi con tecnologia, insomma, ambientata effettivamente ai giorni nostri, con un piccolo, diciamo, aspetto paranormale. Credo che non ci sia poi tanto da parlare di questo libro, principalmente perché il film l'hanno visto quasi tutti, è stato famosissimo quando è uscito al cinema e poi l'hanno trasmesso in TV tantissime volte, quindi non ve ne parlo oltre, però sappiate che secondo me, per la mole anche che ha, il prezzo che ha, perché se non sbaglio costa 4,90 euro questo libro, si può dare una chance alla storia. Poi andiamo avanti con un retelling che per me è stato nì, vale a dire Lost in a Book di Jennifer Donnelly, che è una rielaborazione più che un retelling della storia della Bella e la Bestia. Ed in particolar modo si narra di una parte della storia della Bella e la Bestia in cui Belle si perde all'interno del libro magico della bestia a causa della scommessa tra la vita e la morte, se non sbaglio, insomma, la personificazione della vita e della morte. Mi aspettavo qualcosa in più da questo retelling perché l'ho trovato un po' lento e ho trovato Belle un po' stupidina, nel senso, Belle è una lettrice. È da sempre considerata forse la principessa più intelligente di tutte a causa proprio del suo passato da lettrice. E il fatto che lei non si renda conto che gli inganni che le vengono fatti sono inganni, a me ha dato un sacco sui nervi, principalmente perché mi domando e dico, ok, va bene che se se ne fosse accorta la storia non avrebbe preso piede, però c'è modo e modo di far prendere piede ad una storia, un po' lento, un po' strano forse, non è completamente bocciato, però mi ha delusa. Andiamo avanti con i miei retelling preferiti dal punto di vista paranormal di uno dei miei classici preferiti, vale a dire Alice in Wonderland. È la serie, è quella di Jenna Showalter, vale a dire Alice in Zombieland, Alice Through the Zombie Glass, The Queen of Zombie Hearts e poi A Mad Zombie Party. La mia serie è in lingua, però so che è uscita anche in italiano, meglio so che i primi tre sono usciti anche in italiano cartaceo, mentre il quarto forse è uscito soltanto in ebook. Come sarà facilmente intuibile, la storia è un retelling di Alice nel Paese delle Meraviglie, questa volta però in cui ci sono gli zombie. E devo dire che non è ambientato nel Paese delle Meraviglie, ma è ambientato nei giorni nostri. Quindi l'unica cosa che si ha in comune con Alice nel Paese delle Meraviglie è il nome della protagonista e poi anche il ruolo del coniglio bianco, ecco. Per il resto è una storia originale, non ha niente a che vedere con Alice nel Paese delle Meraviglie, però mi è piaciuta tantissimo perché mi ricorda tanto Buffy l'ammazzavampiri, soltanto che è con gli zombie. Alice è gli altri protagonisti, di cui non vi posso dire nulla perché altrimenti è spoiler, comprensivo del protagonista principale che io ho adorato, cioè un protagonista che è mio dio. Sono cacciatori di zombie, un po' alla 007, quindi hanno macchinari, marchingegni, attrezzature, eccetera. È a metà tra un film d'azione, diciamo così, e una sorta di paranormal romance. Quindi, serie super approvata. Se non l'avete letta, datele una chance perché secondo me è ben fatta, anche se leggermente trash fosse in alcuni casi, però a me è piaciuta moltissimo. Andiamo avanti con un libro di ultima uscita, vale a dire Il canto di Penelope di Margaret Atwood, libro che rielabora la storia di Penelope, narrata ovviamente nell'Odissea. Ora, Penelope è la moglie di Odisseo, per chi non lo sapesse, vale a dire la donna che ha aspettato che suo marito tornasse alla guerra di Troia per ben 20 anni, 10 in cui il marito combatteva appunto a Troia e altri 10 in cui Odisseo esplora i mari e le terre, dato che è stato ostacolato nel suo ritorno a casa dagli dei. O quantomeno questo è quello che narrano alcuni miti. Altri invece rielaborano una versione di Odisseo un po' più realistica, quindi un Odisseo che non è particolarmente interessato a tornare a casa e che si lascia andare a delle avventure. E devo dire che è un libro che
è molto molto particolare. Nel senso, la storia di Penelope viene narrata da Penelope stessa, la quale più che narrare la storia di moglie addolorata e fedele al marito, narra la storia di moglie in quanto donna, quindi donna prima che moglie, che sopravvive a delle situazioni che le vengono poste davanti nel corso della sua vita come meglio può, in una società in cui le donne non erano considerate persone ma oggetti. Il libro di per sé è particolare proprio per questo motivo, proprio per la narrazione di Penelope, che non è la narrazione classica della donna, moglie, fedele che ci aspetteremmo, e che è ossessionata dalla morte delle sue 12 ancelle, 12 ancelle che Odisseo e Telemaco uccidono nel momento in cui ritornano a casa. Il motivo per cui ho detto che questo libro è molto particolare è che l'Atwood collega l'antichità con la modernità, e di conseguenza approfitta di Penelope e delle 12 ancelle per parlare anche di temi molto attuali, come ad esempio la violenza sulle donne, i processi sul femminicidio ed in generale lo stupro e il consenso. Che cosa è e che cosa non è consenso? Ora, a me il libro è piaciuto, l'unica cosa che secondo me l'ha un po', tra virgolette, rovinato è la poca emozionalità della narrazione. Nel senso che io capisco che l'Atwood abbia voluto ripercorrere la scena del poema epico, in cui l'autore non metteva comunque la propria emotività all'interno della storia e lasciava che fossero i propri personaggi a parlare. Però in questo caso l'ho trovata forse una narrazione un po' fredda, che è il motivo per cui non gli ho dato tante stelline quanto forse meriterebbe. Fatto sta che l'ho provato, cioè non l'ho bocciato, è un libro che mi è piaciuto. Penultimo retelling di cui parliamo è questa volta un contemporary, vale a dire Io, Romeo e Giulietta di Rebecca Serle. Questo qua è appunto un contemporary che narra la storia di Rob, moderno Romeo, e Rose, che non è Giulietta, ma è la ragazza di Rob, Romeo, almeno fino a quando non si rende conto che le cose tra lei e il suo fidanzato cambiano a causa dell'arrivo della cugina, la bellissima Juliet, che ovviamente fa Giulietta. È un retelling un po' particolare, ovviamente, del Romeo e Giulietta, perché parla di una sorta di triangolo, un triangolo in cui però la parte principale, vale a dire la giovane Rose, non ha poi tante speranze, dato che la storia d'amore tra Rob e Juliet sembra essere un po' scritta nella letteratura. È un romanzo che forse fa un po' arrabbiare, proprio per questo motivo, però l'ho trovato un punto di vista differente rispetto al solito, quindi quello dei protagonisti, perché in questo caso a parlare è a tutti gli effetti la protagonista secondaria, anche se assume in questo caso il ruolo di protagonista principale. Non vi aspettate in questo caso un capolavoro dei retelling, è una storia carina, leggera, che rielabora in una maniera molto frivola anche il mito di Romeo e Giulietta, con alcune parti però abbastanza attinenti, che mi è piaciuto e niente, ve ne parlo proprio per questo motivo. E arriviamo a questo punto, all'ultimo retelling che ho letto, se non sbaglio, probabilmente quando chiuderò questo video me ne verranno in mente altri 100, ma noi facciamo finta di niente. E questa volta è un retelling paranormal basato sul mito greco, vale a dire la serie Star-Crossed di Giuseppe Angelini, che vanta 3 libri, vale a dire Star-Crossed, Dreamless e Goddess. So che tantissimi hanno criticato questa trilogia, però sono sincera, a me è piaciuta molto. L'ho anche riletta un paio di volte, come si può notare dalla spina che purtroppo ho totalmente devastato. La serie racconta di Helen, una ragazza che dopo aver tentato, per sbaglio ovviamente, di uccidere il suo compagno di scuola Lucas, sogna 3 donne che piangono sangue e che la tormentano quindi nei suoi incubi, fino a quando non scopre che in realtà la propria vita e quella delle persone che circonderanno lei e Lucas, e anche la vita di Lucas stesso, è in realtà la vita di persone che sono a loro modo eredi dei personaggi della mitologia greca. Non vi dico altro perché secondo me in questa serie bisogna entrare un po' ad occhi chiusi, come sono entrata io ad occhi chiusi, e infatti la trama anche nella retro di copertina non dice tanto, però comunque è una serie che a me è piaciuta, è scritta in una maniera scorrevole, nonostante soprattutto Star-Crossed sia un libro abbastanza grosso, poi Dreamless e Goddess sono in realtà libri piccolini, però appunto nonostante l'amore del primo libro non l'ho mai trovato pesante, anzi mi ha catturato così tanto che alla fine ho letto il primo libro in 2 giorni
e gli altri due in un giorno l'uno. E sono scappata in libreria a comprarli gli altri due perché mi ero costretta a comprare soltanto questo prima di avere tutta la serie, diciamo, quindi leggere prima questo e poi leggere tutta la serie. Ok, quindi questi qua, se non sbaglio, sono tutti i retelling che ho letto. Sono sicurissima che non appena io chiudo questo video me ne ritornano in mente forse altri 5-6, però casomai facciamo una seconda parte. Fatemi sapere se avete letto qualcuno dei libri che vi ho nominato e se avete qualche retelling da consigliarmi. In tal caso io sono tutta orecchie. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!